Per trasferimento sede di nuovo spazio arredamenti, svendita promozionale. Venite a trovarci in via Vittorio Veneto 111 o via Parisi 99 ad Altamura e scoprite il massimo della convenienza. Camere da letto, camerette, armadi e accessori a prezzi incredibilmente convenienti. E se ti presenti come amico d'Italia 3, potrai usufruire di un ulteriore sconto. Cosa aspetti? Nuovo spazio arredamenti. Sa come ottimizzare i tuoi spazi rendendoli unici. Vicepresidente della provincia di Bari, al presidente del parco Cesare Veronico Parco dell'Altamurgia, al sovrintendente per i beni archeologici della Puglia dottor Luigi La Rocca, al geologo Oronzo Simone, un grazie particolare a tutti i nostri sponsor, cioè a quelle aziende e a quei commercianti che hanno creduto nella centralità della cultura per lo sviluppo di questo territorio e che hanno permesso a noi del Movimento Spiragli di organizzare non solo questo convegno ma tutti gli eventi di Socchi del 2012 e tutta l'attività di questi due ultimi anni. Interviene sempre per il Movimento Spiragli una iscritta, una associata Eufemia Abbiusso per la lettura del documento ufficiale del Movimento. E io sono il mio sogno, un sogno comune a tutti quelli che fanno parte del Movimento Culturale Spiragli, che un giorno, non troppo lontano, Altamura diventi e sia universalmente riconosciuta come la città della cultura. Il nostro territorio ha tutti i requisiti per poter nutrire legittimamente una simile aspirazione. Il nostro passato, la nostra storia, anche quella più recente, soprattutto quella più recente, ci insegnano come l'adesione totale, incondizionata a certi ideali, possa condurre gli uomini anche a compiere gesti estremi per lasciare un ponte di speranza verso il futuro. Senza la presenza qui dell'Università degli Studi non avremmo probabilmente avuto il nostro 1799, non avremmo dato stoicamente il nostro contributo a quello che fu in seguito il Risorgimento italiano e il processo di unificazione del nostro paese. Non sarebbe divenuta Altamura, dopo Brescia, la seconda leonessa d'Italia. La cultura rende gli uomini liberi, favorisce lo sviluppo di una coscienza critica, di una autodeterminazione che porta ogni singolo individuo, nel rispetto delle regole, a prendere decisioni in piena autonomia, senza temere alcun tipo di coercizione, né morale, né di autorità, né di sistema. La cultura ci permette di riconoscere la bellezza e ci anima dello spirito necessario a difenderla strenuamente dagli attacchi di chi, avvicinato dal materialismo più becero, non coglie la preziosità dei cosiddetti contributi materiali, quelli che possono darci la contemplazione di un quadro, l'assorto di un'opera musicale, la visione di un film, la partecipazione rapita ad un'opera teatrale, la lettura meditata di un libro. La cultura è un risultato,
la diretta conseguenza di una serie di processi per attivare i quali è necessario utilizzare gli strumenti che l'arte, in tutte le sue declinazioni, mantiene a nostra disposizione. E è quel risultato che noi dobbiamo ambire, poiché quel risultato ne genererà altri come in una reazione a catena. Uno su tutti, l'intollerabilità della bruttezza, dell'ingiustizia, del sopruso. Siamo convinti che l'unico modo possibile per rifondare radicalmente questa società è quello di puntare tutte le nostre risorse, tutte le nostre energie sulla cultura. Il che non vuol dire solo piantare dei semi nella speranza che essi attecchiscano per poi fiorire. Cultura infatti vuol dire anche abitare responsabilmente un luogo, e ciò implica che l'uomo di cultura non possa non assumersi la responsabilità di cambiare le sorti del luogo in cui vive, anche se tale assunzione di responsabilità comporta inevitabilmente dei rischi, perché per cambiare le cose non si può evitare lo scontro con i poteri forti, che hanno invece interesse a che gli equilibri restino imperturbati. È in un'ottica, e in quest'ottica, in quest'ultima accezione di cultura, che è nitidamente comprensibile e riconducibile all'operato di Spiraldi e la battaglia che il nostro movimento culturale porta avanti da quasi 2 anni. Perché in un contesto illuminato dal sole altissimo della cultura, mai e poi mai si sarebbe chiamato problema ciò che in qualsiasi altra parte del mondo avrebbero chiamato opportunità. Mai e giammai si sarebbe permesso che il sito paleontologico più importante d'Europa restasse abbandonato in uno stato di degrado. In un contesto illuminato dal sole altissimo della cultura, tutti, dai governatori della città agli imprenditori, dai professionisti agli operai, dalle massaie agli impiegati delle poste, avrebbero avuto la visione chiara, ineccepibile, inequivocabile della rivoluzione economica e sociale che avrebbe potuto rappresentare Cava Pontrelli. Una rivoluzione che avrebbe prodotto un benessere generale, largamente diffuso, contrariamente all'attuale eccessiva concentrazione di ricchezza nelle tasche di pochi a discapito di tanti. Credo di tutta l'amministrazione, ma anche di tutta la città, perché ha avuto l'iniziativa di portare di nuovo sul tavolo una attività, una procedura, un confronto che languiva probabilmente nei cassetti, ma che languiva in tutte le nostre menti, tanto da dover affrontare tale problematica affinché questa situazione possa avere una risoluzione futura. Il manifesto detto dalla giovane dell'associazione di Spiraldi, io credo che sia un manifesto che va nella direzione di quello che ogni altamurano, ma non solo ogni altamurano, ogni cittadino italiano, ma non solo ogni cittadino italiano voglia, cioè riportare alla fruizione nel mondo intero un sito archeologico di un'importanza mondiale. Questo è quanto noi desideriamo appieno e che vorremmo che tutto si realizzasse nel più breve tempo possibile. Oggi io non sottrarrò molto tempo, perché chi è stato invitato a questa conferenza avrà molto da raccontare, avrà molto da suggerire per le eventuali soluzioni che ci vedranno impegnati nel futuro. Il mio appello va maggiormente alla società che è proprietaria del sito, perché è l'attore principale della risoluzione di questo problema. Probabilmente in passato forse è stato sottovalutato questo bene dal punto di vista di importanza, ma io credo che la mobilitazione che c'è stata da parte di taluni soggetti, che sono, e voglio dirlo, non sono solo detentori della cultura, perché è importante dire che siamo tutti detentori della cultura e del bene del territorio, noi dobbiamo far intendere a questi soggetti detentori della proprietà e dunque di questo bene che
con la loro buona volontà e con la loro disponibilità possiamo in tempi brevissimi realizzare il nostro sogno che da 13 anni avanti, quello di rendere fruibile la cava Coltrane, di rendere, valorizzare, conservare quel bene inestimabile che è stato scoperto nel 1992 e che possa essere lo specchietto delle allodole insieme a tutti quei gioielli che abbiamo valorizzato sino ad oggi sul nostro territorio dell'entroterra barese, dunque dell'area murgiana, essere lo specchietto delle allodole per un turismo efficiente e efficace per la produttività di un territorio. Io devo salutare cordialmente l'onorevole Pesicchio che ci ha raggiunto e che tanto ha preso a cuore questa nostra problematica, che come è stato detto non deve essere un problema, ma deve essere un qualcosa che deve renderci più ricchi sul territorio. Ma voglio ringraziare anche coloro che interverranno come relatore, al sovrintendente dottor La Rocca, che è nuovo neo sovrintendente sul territorio e che ringrazio della sua grande disponibilità e della sua grande partecipazione, ma della sua grande disponibilità a risolvere tale problematica. E ancora il Cesare Veronico e tutti coloro che si alterneranno. Saluto anche l'assessore Barbanelli che è arrivato in questo momento e che non ci fa mancare come assessore del territorio e dei beni la sua grande partecipazione ma anche il suo grande sostegno a quanto noi tutti vogliamo realizzare sul nostro territorio. Io parlo a nome dell'intera amministrazione locale, ma non solo dell'amministrazione, parlo a nome di tutto il Consiglio Comunale Locale. Tutti quanti noi siamo impegnati nella risoluzione di questo problema. Saremo impegnati da oggi e nel futuro a voler raccogliere tutte le proposte risolutive e propositive che saranno fatte dai vari interlocutori, ma dai vari proponenti. E io mi auguro che questo appello che ho fatto alla proprietà possa essere ricevuto tanto da poter rendere reale questo sogno che da 13 anni tutti quanti abbiamo nella nostra vita. Io non aggiungo altro, mi riservo di intervenire successivamente perché, come ho già detto prima, non voglio sottrarre tempo a coloro che probabilmente avranno delle idee nuove, delle iniziative nuove, delle valutazioni nuove che possono nella sua interezza, nella loro interezza come proposizione, convincere la proprietà e dunque determinare una risoluzione di quanto stiamo affrontando oggi. Perdonatemi se faccio tre nomi: a Franco Fiore, a Bartolo Smaldone e a Michele Sfabuzzo, un grazie per aver seduto tanti esperti, ma anche tante istituzioni a questo tavolo e che mi auguro che il loro impegno possa davvero produrre un risultato per la nostra città, per il nostro territorio, ma anche per la nostra nazione. Io vi ringrazio e vi chiedo di procedere con molta, come è stato già detto, con molta solerzia ma con molta realtà. Evitiamo parole, cerchiamo di trovare soluzioni affinché tutti quanti noi possiamo davvero portare a casa quel risultato. Lo ripeto per l'ennesima volta, questo sogno degli altamurani possa diventare realtà. Grazie. Questo convegno, questo vostro importante momento di confronto,
illustra nel modo migliore una dimensione del nostro dettato costituzionale, quella che è compresa nell'articolo 9 della Costituzione, che recita, come voi sapete, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e anche tutela, dice il secondo comma, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Dunque pone in capo alla Repubblica e dunque ai suoi organi, cominciare dal governo, che peraltro l'ha detto il moderatore oggi, non è presente, il sottosegretario D'Andrea, che ha presidiato il Senato per ragioni legate alla sua funzione di sottosegretario, sono le ultime battute. Dicevo, pone una fondamentale questione di intervento attivo nei confronti del governo, cioè il governo non è solo in una posizione, lo Stato non è solo, la Repubblica non è solo in una posizione di tutela, ma ha anche un compito attivo, deve promuovere, deve attivarsi, deve costruire percorsi utili, idonei, atti ad affermare questi principi contenuti nell'articolo 9. E dunque nelle sue articolazioni più ampie, gli attori di oggi rappresentano le istituzioni locali, c'è la sovrintendenza, c'è la proprietà, c'è la cittadinanza attiva che si è mossa in questa direzione, c'è dunque un collettivo che si muove per far sì che questo principio venga realizzato. Quindi un fatto di democrazia molto bello, molto serio, molto, molto positivo. E una storia, questa è la seconda considerazione che volevo fare con voi, ma sarò veramente telegrafico, una storia, usa dirsi, magari accusando, consumando un po' i termini, ma questa lo è davvero, è una storia di buona politica, non la politica fatta solo dai partiti esangui in una condizione oggi abbastanza perplessa, ma la politica fatta anche ai sensi del principio di guardare la Costituzione, del concorso, il concorrere alla determinazione della politica nazionale locale attraverso momenti diversi dalla forma partito, dunque attraverso movimenti, attraverso una soggettualità tutta politica nel senso nobile, cioè della partecipazione ad un processo collettivo. Per cambiare la storia di Altamura, usando la storia di Altamura, per cambiare la storia nuova di Altamura. Vedete, io amo molto questa città, sono da tempo visto alcuni cari e anche vecchi amici fra il pubblico, e loro lo ricordano. Da tempo abbiamo considerato insieme la straordinaria, ma anche con il sindaco, bellezza di questa unica città, questa rara città, la bellezza, l'estetica. È stato detto nella apertura fatta dalla rappresentante dell'associazione, l'estetica ha una dimensione fondamentale nella vita di un popolo, ma io mi permetterei di dire l'estetica è anche politica, cioè la scelta nella direzione dell'estetica, caro sindaco, tu ben lo sai, è anche una scelta politica. E guardando da voi, io penso alla parabola di città che hanno in ragione di una grande un grande giacimento culturale, un'espressione che non mi piace molto, so che anche l'amico Lo Spalluto non lo amerà molto, ma in ragione di un grande evento culturale hanno modificato la loro storia. Penso Bilbao, per esempio, no? Con la presenza della Guggenheim, una città che aveva una storia non particolarmente
dinamica da un punto di vista anche economico, da un punto di vista del riferimento all'idea del territorio. Aveva una storia nei Paesi Baschi diciamo demograficamente più importante, ma con la presenza del Guggenheim ha cambiato la sua ragione nell'intero territorio spagnolo. Quindi siamo stati, cerchiamo di essere abbastanza attivi nella divulgazione delle scienze della Terra. Per quanto riguarda me, faccio parte del gruppo Patrimonio Geologico e Geositi, e quindi rappresento un piccolo gruppo all'interno della SIGEA che in particolare si dedica alla divulgazione scientifica. Siamo molto felici di essere qui, di essere stati invitati qui, e quello che vogliamo fare con la nostra presentazione questa sera è cercare di attirare l'attenzione su due siti che sono tra i più importanti in Puglia, forse in Italia, probabilmente in Europa, nel mondo ci speriamo, e guarda caso questi due siti si trovano ad Altamura e sono appunto quello della Cava Pontrelli, dove ci sono queste decine di migliaia di orme di dinosauro, e il sito di Covalunga, dove appunto è stato rinvenuto il duomo di Altamura, forse il più completo scheletro di uomo di Neanderthal di quell'età che finora è stato trovato. Io vorrei fare una premessa, vorrei dire innanzitutto che sono un cittadino altamurano e sono fiero e orgoglioso di esserlo. Vorrei anche vorrei fare anche questa premessa, sicuramente non tutti sanno che la cava Pontrelli era una cava attiva con un'autorizzazione alla coltivazione e un'autorizzazione regionale all'estrazione per 10 anni, quindi fino al 2007 era una cava attiva. Era in corso anche un progetto per una discarica di inerti che avrebbe risolto il dannoso problema degli scarichi abusivi di inerti nelle periferie, e quindi con questo con il ritrovamento delle impronte diciamo che ha bloccato la nostra attività che sarebbe comunque continuata, e poi diciamo sarebbe poi arrivato il vincolo giustamente, perché in un primo momento eravamo un po' scettici di questa scoperta, poi c'è stato un entusiasmo un po' di tutti. Io ricordo ancora l'incontro della scoperta, quindi la convocazione giù al Palazzo Viti, presenti numerosi studiosi, cittadini. Ricordo ancora veramente tanto entusiasmo. E volevo rispondere un po' al sindaco, il quale dice buona volontà della proprietà. La buona volontà noi ce l'abbiamo messa tutta. C'è gente qua che può testimoniare che i primi anni della scoperta abbiamo ospitato a nostre spese tutto lo staff del professor Nicosia, del professor Sarti, e i quali erano immensamente contenti di questo entusiasmo, di questa nostra disponibilità e partecipazione alla scoperta. Devo dire anche che per un anno e mezzo la cava è stata aperta al pubblico con grandissimi risultati, addirittura parliamo di 20.000 presenze in un anno e mezzo, quindi veramente una potenzialità enorme. Dopodiché li abbiamo veramente fatto incontri, fatto un po' di tutto, fondazioni, associazioni miste, pubblico-privato, per
fine non c'era nessun risultato. Dopo 13 anni il sindaco parla ancora di attore principale. No, la proprietà non è un attore principale, bensì uno spettatore. Perché in 13 anni non abbiamo avuto nessuna proposta da tutti gli enti, sia locali, regionali, soprintendenze, nessuna proposta. Le proposte le abbiamo fatte noi, proprietà. Sono stati fatti incontri, sono stati fatti accordi di programma con persone non presenti, sicuramente si sono succeduti, quindi non sono presenti. E poi, dopo 13 anni, vengo a sapere dai giornali esproprio. Io non ho ancora ricevuto nessuna notifica di esproprio, io non sono contrario all'esproprio perché ben venga, l'esproprio è previsto dalla legge, quindi in cambio di equo indennizzo, noi attendiamo questo esproprio, quindi non si venga a dire che la proprietà è attore principale di questa situazione. E noi siamo disponibili a qualunque cosa, insomma, vediamo un po' quali sono le proposte. Noi le abbiamo fatte in base alla nostra attività, qual era? Abbiamo fatto una stima di quello che poteva essere il nostro danno che abbiamo ricevuto, ed è una stima che è stata fatta e protocollata qui al comune. E adesso valuteranno chi di competenza, adesso non so. Dopo questa c'è stato una, io dico anche all'associazione Spiragli che secondo me questi pregiudizi che hanno nei confronti della proprietà bisogna un po' toglierseli dalla testa. Si è parlato di poteri forti, qui c'è la proprietà che chiede un suo diritto, nient'altro. Io con tanto, veramente tanto amarezza, ho sentito anche condividere frasi dal presidente di Spiragli, il quale, insieme, non so, amici o altri, ha riferito che la proprietà va cacciata dalla cava. Io questo non lo permetto a nessuno, e tantomeno... No, io ho la registrazione, Presidente, quindi ho detto condividere, non ho detto che l'ha detto lei, ha condiviso questa frase, e questa cosa mi ha molto ferita. C'ho la registrazione, vabbè, comunque sia. Come no? No, io non ne faccio querele, non sono abituato a fare querele, non sono abituato a queste cose. Comunque sia, ritorniamo a noi. Io sono, ripeto, non attore principale ma spettatore. Quindi da spettatore stasera do un accorato appello a salvare quel sito. Perché ieri mattina sono stato giù ad accompagnare degli amici di Napoli ed è stato veramente una... non ho parole, si stanno rovinando, stiamo perdendo delle pagine di un libro, di una storia di 70 milioni di anni. Quindi diamoci veramente una ossa, diciamo in maniera altamurana. Dottor La Rocca, le do la parola per il suo intervento per fare anche un punto della situazione. Ciao Pontrelli. Sì, buonasera a tutti, io ringrazio innanzitutto l'Associazione Spiragli e l'amministrazione comunale che ci dà il sindaco
che ci ospita nella sala consiliare per dare l'opportunità diciamo di chiarire, quantomeno, visto che lo abbiamo fatto in svariate occasioni attraverso le risposte alle interrogazioni parlamentari che ricordava l'onorevole Visicchio, attraverso interviste più che altro telefoniche, non sempre in cui talvolta il pensiero non è ricordato nella maniera più coerente, ma per motivi di brevità naturalmente, di sintesi del giornalista. E ringrazio naturalmente l'assessore Barbanente, il presidente dell'ente Parco Veronico, con i quali abbiamo avviato una discussione ancora un po' preliminare su Tavazzi in relazione alla cava dei dinosauri, ma li ringrazio per la sensibilità che anche l'assessore Barbanente comunemente insomma condivide nelle preoccupazioni per la valorizzazione del patrimonio archeologico della Puglia, e l'assessore e il presidente Veronico per questioni che ci legano a questo territorio che, come sapete, è ricchissimo di evidenze, non solo ad Altamura ma all'intero comprensorio. E ringrazio naturalmente tutti quelli che sono convenuti, scusate se mi dimentico. Voglio fare una precisazione: siete riusciti a riunire davvero, diciamo, i livelli istituzionali competenti? Devo lamentare l'assenza della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, perché nella differenziazione delle competenze che l'articolazione dei beni culturali, diciamo, periferica riveste, alla sovrintendenza è devoluta l'attività di tutela sul territorio, quindi la tutela è anche la fase espropriativa eventualmente della cava dei dinosauri, ma gli accordi di valorizzazione e tutto quello che si immagina dovrà avvenire dopo l'acquisizione pubblica della cava dei dinosauri deve vedere necessariamente coinvolta la direzione regionale, quindi spero che in futuro, diciamo, il tavolo sia ancora più completo. E ancora due precisazioni prima di andare al punto, qualche precisazione. Sono molto contento, molto d'accordo, molto contento di sentire una giovane, la dottoressa Biuso, pronunciare quel manifesto, perché la sensibilità verso il patrimonio culturale in genere, quello archeologico ancora di più, in Puglia da parte dei giovani, da parte dell'associazione Linfa, per il nostro lavoro dà anche un motivo ad andare avanti in momenti di difficoltà a tutti i livelli politici, economici e sociali che viviamo. E, però le volevo dire che la cava dei dinosauri non è un problema, non può essere un problema, e che problemi come questi però ce ne sono tantissimi, perché purtroppo capita per ventura che molto spesso i beni archeologici ricadano in proprietà privata, e come lei giustamente ha ricordato è legittimo che l'amministrazione con gli strumenti non sempre, come dire, spediti di cui dispone, debba fare conto con i legittimi interessi dei proprietari che hanno più strumenti forse dell'amministrazione statale per resistere. E un'altra cosa, la tutela del patrimonio è sacrosanta. Ho sentito dire non pochissimi secondi fa di una situazione disperata e di degrado assoluto di questa cava. Per quello che possiamo fare, la cava è stata scoperta nel 99, nel 2000 è stato posto il vincolo dello strumento di tutela fondamentale di cui noi disponiamo. Immediatamente sono state messe nel demanio dello Stato le evidenze archeologiche, è stata definita anche la servitù di passaggio che poi ha consentito quella stagione di fruizione che ricordava la proprietà, e sono stati fatti a spese dell'amministrazione per i buoni culturali della sovrintendenza alcuni interventi di manutenzione per evitare il dilavamento delle pareti sulle orme. È stato interpellato l'Istituto Superiore per il restauro e la conservazione di Roma, col quale stiamo definendo un progetto pilota di protezione delle impronte, ma tutto questo ha dei costi. Naturalmente il degrado e il danno maggiore, come voi lo sapete, lo fanno i famosi curiosi e i famosi cercatori di impronte, insomma, che vanno col piccone e le scappellano, ma su cui
così naturalmente possiamo fare poco se non denunciare quello che accade ogni volta che avviene il nucleo tutela di base. Dicevo, tutti questi interventi stiamo definendo con la direzione regionale e con l'ICR appunto una prova, un campione, di eseguire su un campione questi interventi di conservazione e protezione attraverso le peresine per vedere il risultato, ma naturalmente con dei costi. Ed è il motivo principale per cui dopo una fase, ecco, sempre si sente dire, si è sentito dire, ah, dal 99 sono passati 12-13 anni, non è successo niente. Non è vero che non è successo niente. Il rappresentante della proprietà l'ha ricordato, ci sono stati anche dei finanziamenti che sono stati attribuiti dalla regione, il comune di Altamura. A proposito, il sindaco ha detto che si vorrà lì ad ascoltare. Ebbene no, l'amministrazione comunale di Altamura è stata, è e dovrà essere un interlocutore fondamentale in tutta questa faccenda, non può limitarsi ad ascoltare, ma deve essere un protagonista fondamentale, perché c'è stato un finanziamento sull'APQ 2006-2013 che era destinato alla valorizzazione della cava di Altamura e non è andato a buon fine. Dirò perché, e perché poi arriviamo a quello a cui abbiamo deciso di arrivare. C'è stata una serie di incontri e di tentativi di mediazione a cui hanno partecipato i vari esponenti anche dell'amministrazione dei beni culturali, per un qualcosa che io ritengo una sorta di perequazione, scusatemi il termine amministrativo, e non si è arrivati a nulla, anche perché mi sono arrivati all'orecchio cifre veramente strabilianti. Ci sono stati una serie di passaggi che alla fine, come dicevo, il giornalista poc'anzi, hanno indotto una rinnovata, come dire, direzione regionale e una rinnovata sovrintendenza, non nella mia persona, ma in quella del mio predecessore, Antonio De Siena, di intraprendere quella che io chiamo la retta via. La retta via è l'articolo 95 del codice per i beni e le attività culturali, che prevedono i beni culturali, laddove ritenuti di interesse pubblico, si espropriano. E di conseguenza, lui l'aveva annunciata però De Siena, poi nelle varie interpellanze parlamentari e richieste o dell'associazione si è fatto un po' di confusione fra procedura, procedimento, eccetera. Io l'ho fatta ed il 30 novembre 2012 la pratica è stata trasmessa al Ministero, Direzione Generale delle Attività, che ha la competenza di mettere il provvedimento. Il proprietario diceva che non gli è stato notificato niente perché la procedura prevede che nel momento in cui il Ministero ci dà l'autorizzazione, ossia ha i soldi per fare, per procedere all'esproprio, perché è naturale che non è un'autorizzazione su basi scientifiche, se noi lo proponiamo, il Ministero lo accetta, si procederà all'avvio del procedimento e il proprietario sarà avvertito. Questo non toglie che naturalmente ogni ente pubblico può espropriare, d'intesa con l'amministrazione dei beni culturali, un bene culturale, lo può fare la regione, lo può fare l'amministrazione comunale, lo può fare l'ente parco, ed è questa una cosa insomma che noi poi naturalmente discuteremo nelle sedi istituzionali adeguate. Lo stato dell'arte è questo, lo stato dell'arte però è un qualcosa che spero, risolto questo piccolo problema, ed è forse su questo che il sindaco richiamava la buona volontà.